Rubata la cassaforte del supermercato In Grande di Altopascio, i ladri hanno forzato un ingresso di sicurezza, il bottino ammonta a migliaia di euro. Menesini stravince, il sindaco di Capannori riconfermato alla guida della provincia con il 72% dei voti. Il centrodestra guadagna un seggio in consiglio. Parte dal Ciocco la marcia di Giani, la convention PD a Castelvecchio Pascoli ha lanciato la candidatura del presidente del Consiglio regionale alla carica di governatore. Lo sport, Real Forte ok, Seravezza pari, una rete di Falchini stende la Lavagnese, la squadra di Vangioni raggiunta dalla Ligorna sul 2-2. Basket, le mura cede al Venezia, le lucchesi lottano al Palatagliate ma alla fine sono le ospiti ad imporsi per 88-72. Nuovo appuntamento con il TG. Noi in primo piano l'abbiamo già detto la cronaca, partiamo con un nuovo furto verificatosi in Lucchesia, stavolta è stata trafugata la cassaforte di un supermercato ad Altopascio, ci racconta com'è andata Luigi Casentini. Un colpo rapido, mezz'ora al massimo, ed estremamente preciso e mirato. La banda che ha rubato la cassaforte del supermercato In Grande ad Altopascio aveva sicuramente studiato il colpo nei minimi particolari, probabilmente effettuando sopralluoghi nei giorni precedenti. Sono entrati in azione poco prima delle 23 di domenica sera, approfittando del fatto che il parcheggio della struttura deve essere lasciato aperto perché di pertinenza pubblica ed arrivando indisturbati fino al retro del grande magazzino. Qua, lontani da occhi indiscreti, hanno forzato un'uscita di sicurezza e si sono introdotti nel supermercato, arrivando a colpo sicuro alla cassaforte dove vengono depositati gli incassi giornalieri, smurandola e caricandola sul mezzo, per poi fuggire prima che la pattuglia dell'istituto di vigilanza raggiungesse il supermercato. I metronotte giunti sul posto non hanno potuto fare altro che segnalare il furto ai carabinieri, che adesso stanno svolgendo le indagini per risalire all'identità dei malviventi. I responsabili dell'esercizio commerciale hanno quantificato il furto in diverse migliaia di euro. Ci spostiamo adesso in Versilia. Due infortuni sul lavoro in poche ore. Il primo a Forte dei Marmi, il secondo più grave a Pietrasanta. Sentiamo. Schiacciato fra il muletto e la sponda del camion, è il drammatico incidente di cui è rimasto vittima un operaio di 57 anni intorno all'ora di pranzo mentre lavorava nello stabilimento dolciario Arte Bianca nell'area industriale del Portone a Pietrasanta. L'uomo, residente a Pietrasanta, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in condizioni difficili, in codice rosso, all'ospedale Cisanello di Pisa con l'erisoccorso Pegaso. Secondo quanto ricostruito dai vigili del fuoco e dagli operatori della ASL, della sezione sicurezza sul lavoro, l'uomo, esperto mulettista, era appena sceso dal macchinario mettendosi fra le forche per scaricare materiale dal camion. In cima, sul cassone, c'era un collega per avvicinare i materiali, il quale ha riferito che il muletto, probabilmente non ben frenato, si è messo in movimento, schiacciandolo contro la sponda a spigolo del cassone. L'impatto ha provocato un grave trauma addominale con sospette lesioni interne. Le condizioni sono subito apparse complicate e adesso è in prognosi riservata in ospedale. Sul posto per i soccorsi l'automedica del 118 e un'ambulanza della Croce Bianca di Querceta. Il muletto è risultato in regola con le norme della sicurezza sul lavoro e pertanto non è stato sottoposto a sequestro. Una giornata nera, quella che si è vissuta in Versilia sul fronte sicurezza. Poco prima, infatti, intorno alle 8, un operaio di 49 anni è caduto da una scala da un'altezza di circa 3 metri in un cantiere edile di via Cesare Battisti a Forte dei Marmi. Il colpo a terra ha provocato la frattura delle caviglie e lesioni alle gambe. L'uomo è stato portato in codice rosso all'ospedale Noa di Massa. Adesso passiamo alle elezioni per il rinnovo dell'amministrazione provinciale di Lucca. Ha vinto, anzi ha stravinto, Luca Menesini con il 72% delle preferenze. Il centrodestra però ha guadagnato un seggio in consiglio provinciale. Ancora Luigi Casentini. Luca Menesini è stato riconfermato per altri 4 anni presidente della provincia di Lucca. Il sindaco di Capannori ha battuto il candidato del centrodestra e sindaco di Pietrasanta Alberto Giovannetti, raccogliendo il 72% dei consensi, risultato superiore a quello del 2015, quando si affermò con il 64% delle preferenze.
Un dato quasi inaspettato che, combinato a quello dell'affluenza 89%, rivela che anche parte di consiglieri comunali o sindaci di centrodestra ha votato per Menesini. Ringrazio tutto il centro-sinistra e quella parte di centrodestra che ha deciso di premiare il lavoro svolto in questi anni, ha detto Menesini. Questo risultato dice che sono stato il presidente di tutti, ha aggiunto il riconfermato presidente. Oggi vi dico che sarò di nuovo il presidente di tutti, nell'interesse dei cittadini e dei territori. Nella composizione del Consiglio provinciale, invece, il centrodestra guadagna un seggio rispetto alle elezioni di medio termine di 2 anni fa, probabilmente anche grazie al fatto che Massarosa ha cambiato colore politico l'anno scorso. Vediamo chi sono i nuovi consiglieri. Quelli di maggioranza sono 7. Sono passati tutti e 5 sindaci candidati. Patrizio Androcetti, Borgamozzano, Andrea Bonfanti, Pescaglia, Andrea Carrari, Piazza Alzerchio, che è stato anche il consigliere che ha ricevuto più voti singoli, 74. Eletti anche il sindaco di Altopascio, Sara D'Ambrosio, e quello di Stazzema, Maurizio Verona. Eletti anche i consiglieri comunali Maria Teresa Leone di Lucca e Jacopo Menchetti di Camaiore. 5 invece i consiglieri di opposizione, tutti consiglieri comunali. Si tratta di Ilaria Benigni, Capannori, Serena Borselli, Lucca, Riccardo Giannoni, Porcari, candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti ponderati, 8.977, poi Matteo Marcucci, Pietrasanta e Mirko Masini di Massarosa. Domenica al Ciocco si è svolta la convention del PD, la tradizionale serata di auguri promossa dal senatore Andrea Marcucci, che è diventata anche però l'occasione per lanciare la candidatura come governatore regionale di Eugenio Giani. Per noi c'era Luca Galeotti. Serata degli auguri, quella consueta organizzata ogni anno dal senatore Andrea Marcucci prima di Natale per i rappresentanti delle istituzioni, simpatizzanti e gli attivisti PD di tutto il territorio, che si sono riuniti domenica pomeriggio nello splendido auditorium del Ciocco, ma anche serata per guardare al futuro toscano del PD, in particolare alle elezioni del prossimo presidente della regione, con una candidatura convinta per quanto riguarda l'area DEM, quella del presidente del Consiglio regionale attuale, Eugenio Giani. Marcucci ha sottolineato che questa è la candidatura di tutto il partito. Abbiamo fatto un percorso col Partito Democratico e siamo arrivati all'unanimità a individuare in Eugenio il candidato giusto per il futuro della Toscana. Stasera diciamo che in occasione degli auguri di Natale che io faccio tutti gli anni con gli amici, i simpatizzanti, gli iscritti del PD, la nostra classe dirigente, è l'occasione per cominciare a lavorare per il suo successo. La Toscana ha bisogno di un bel progetto, ha bisogno di un ottimo presidente e noi ce l'abbiamo. Il senatore Andrea Marcucci ha fatto gli onori di casa salutando tutti i presenti, davvero tanti, al consueto appuntamento natalizio. Nella folta platea tanti rappresentanti del PD nelle istituzioni, dai consiglieri regionali Stefano Baccelli e Ilaria Giovannetti a tanti sindaci del territorio. Nel suo intervento Giani ha risposto con entusiasmo al calore della serata, pronto ad affrontare questa sfida. Ma io sento che in questo momento tutta la mia vita e quindi la mia esperienza, la competenza che ho acquisito, la conoscenza dei territori di questa Toscana si concentrano in questi 6 mesi per far capire ai cittadini, ai toscani, come noi nei prossimi anni dobbiamo avere una Toscana da amare in ognuno dei suoi municipi, in ognuno dei suoi territori. La candidatura di Eugenio Giani è stata domenica sera supportata dalla presenza e dagli interventi di autorevoli esponenti del PD, dal sindaco di Firenze Dario Nardella, Simona Bonafè, segretario dei DEM toscani, con la presenza in sala tra gli altri dell'ex ministra Valeria Fedeli. La giunta municipale di Lucca ha approvato nei giorni scorsi la delibera riguardante il progetto di fattibilità per il primo lotto di una nuova strada che collegherà la via Sarzanese alla via Pisana Vecchia, interessando direttamente le frazioni di Nave e Sant'Angelo. In questa fotografia vedete la nuova arteria che sarà realizzata in colore rosso. La realizzazione del primo lotto di questa nuova strada fra la Sarzanese all'altezza del distributore Esso a via di Sillori permetterà subito di drenare il traffico pesante indotto dall'impianto di sistema ambiente che utilizza annualmente via Duceschi. L'importo per la realizzazione dell'opera è di 1.200.000 euro che verranno inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche. L'amministrazione comunale prevede di far iniziare i lavori nel 2021. Andiamo a Capannori adesso, dove sono stati inaugurati gli alloggi nella ex canonica di Tassignano.
Con una breve cerimonia ed un open day nella struttura sono stati inaugurati i 6 alloggi per l'housing sociale ricavati nella ex canonica di Tassignano. Intervento realizzato dalla Fondazione Casa Lucca nell'ambito del più articolato progetto Abitare Collaborativo, che punta a recuperare e a rivitalizzare i piccoli borghi rurali e collinari e ad offrire delle risposte concrete alle esigenze di bisogno abitativo sul territorio per una determinata fascia di popolazione in stato di disagio. Il progetto di Tassignano si rivolge ai nuclei familiari monoparentali, giovani coppie, donne e uomini adulti singoli e over 65 singoli e in coppia. Le famiglie che occuperanno i 6 alloggi sono state selezionate a seguito di un bando pubblico promosso dalla Fondazione Casa lo scorso aprile e i cui termini sono già chiusi a metà giugno. La Fondazione Casa con questi interventi risponde a una duplice esigenza: da un lato quello di offrire spazio disponibile alle famiglie in difficoltà, dall'altra però anche quella di cercare di rivitalizzare e rigenerare paesi, no, della nostra provincia. Questa di Tassignano è la terza tappa che ci vede impegnati dopo Arzina e Antisciana, Castelnuovo Garfagnana, e vorrei anche ricordare poi il co-housing di Via del Moro, no, che è destinato a over 65, mentre questo risponde a esigenze ancora più innovative perché è addirittura un co-housing multigenerazionale, e secondo uno spirito appunto di reciproco aiuto fra persone più anziane e persone più giovani. L'investimento per il co-housing di Tassignano realizzato nell'ex canonica è stato di 660.000 euro. Fondi derivati dal progetto Abitare Collettivo, messi a disposizione in primis dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e da un finanziamento CEI 8x1000, nonché dai contributi, sia pubblici che privati, tra cui quello del Comune di Capannori. Un nuovo strumento musicale a disposizione degli allievi del Boccherini, un contrabbasso che è stato donato dal Lions Club Lucca Lemura. L'Istituto Superiore di Studi Musicali Boccherini ha un nuovo strumento su cui i suoi allievi si potranno esercitare. Si tratta di un contrabbasso, un prodotto di liuteria rumena, messo a punto dal celebre liutaio Cristiano Scipioni, che il Lions Club Lucca Lemura ha consegnato nelle mani del direttore dell'istituto, Fabrizio Papi, e di Gabriele Ragghianti, insegnante di contrabbasso al Conservatorio Cittadino. Un'altra importante collaborazione che si rafforza per l'istituto e che si traduce in un vantaggio concreto per gli studenti che continuano a crescere di anno in anno. È una cosa molto utile per la classe che aveva bisogno di uno strumento di qualità. Per noi è fondamentale avere uno strumento a disposizione degli allievi per le lezioni, per le varie produzioni, avere degli strumenti che possono essere utilizzati a livello professionale. Un grande grazie al Lions Club Lucca Lemura per questa sensibilità che ha dimostrato nei confronti dell'istituto con questo bellissimo dono, e questo rapporto con il Lions si inserisce in una più fitta e grande serie di rapporti che l'istituto sta da anni coltivando con tutte le associazioni del territorio. Lo strumento è stato acquistato grazie ai proventi del concerto organizzato dalla Lions Club il 16 aprile scorso al Teatro del Giglio. E questa è un'iniziativa, diciamo, dell'annata passata del Club Lions Lucca Lemura, di cui io sono stato presidente, attualmente presidente è il dottor Guglielmo Menichetti. È, diciamo, una raccolta di fondi che abbiamo fatto in occasione di due concerti, uno al Giglio e uno a Monte Carlo, ovviamente su tematiche musicali. E una raccolta di fondi che ci ha consentito di acquistare un contrabbasso che appunto doniamo all'Istituto Musicale Lucchese come apporto del nostro club, sempre abbastanza proiettato, diciamo, sui servizi verso la società, sui service come li chiamiamo noi. È tutto per la prima parte, adesso la pubblicità e subito dopo lo sport.